Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata della Computer Museo. Finalmente ritornano i unboxing. Infatti qui abbiamo una Samsung ST66 appena acquistata. Allora, come vediamo innanzitutto dalla scatola principale, leggiamo un po' le caratteristiche. Le caratteristiche sono ovviamente che è una 16,1 di megapixel, 25 mm di obiettivo, quindi circa un grandangolo, molto meno il grandangolo, però ha un minimo di grandangolo, il focus da 2,5 e lo zoom da 5x. Bene, innanzitutto andiamo un po' a vedere questa macchina fotografica. Il costo è di 79 euro. Non posso dirvi purtroppo il negozio, magari ve lo posso scrivere nei commenti, ma non posso dirlo nel video. Innanzitutto andiamo a vedere un po' qui cosa dice. Vabbè, dice che ci sono 16,1 megapixel, che fa i video in HD. Infatti, devo dire che fa anche dei bei video in HD, infatti, perché l'abbiamo già testata questa telecamera. Infatti, troverete sempre il mio canale riguardante questa macchina fotografica. Basta scrivere nei risultati di ricerca il nome della macchina fotografica, che, come ho detto prima, è una Samsung ST66. Allora, come stavo dicendo, fai i video in HD 1280x700p, resolution 30 fps e MPEG, anche se registra i filmati in AV. Poi ci sono diverse grandezze video, tra cui la 320x240 e la 640x480. Poi lo zoom, possiamo leggere, e Smart Auto, che è la funzione della macchina fotografica automatica, nella modalità automatica. Perfetto, quindi partiamo subito con l'unboxing. Allora, innanzitutto si apre da sotto la scatola e poi si apre come una specie di valigia. Ok. Per prima di tutto troviamo la nostra macchina fotografica, che adesso metteremo un secondo da parte. Infatti, come vedete qui, è una bellissima macchina fotografica. L'ho presa nera perché i modelli che sono disponibili sono neri, grigi e un azzurrino celeste. A questo punto andiamo nel reparto più sotto. Nel reparto sotto abbiamo la batteria, ovviamente. Come vedete qui, che è una litio ricaricabile, il manuale di istruzioni, il certificato e vabbè anche i gadgets che si possono comprare a parte ordinandoli sul sito. Poi è caduto anche un foglio. Ah no, niente, ok. Poi c'è l'alimentatore della Samsung, che viene dotato insieme alla nostra telecamera, e ovviamente il cavo USB per il computer, per la comunicazione col computer. A questo punto riprendiamo la nostra telecamera e andiamo a vedere un po' com'è. Allora, inseriamo in questo modo la batteria. Ok. In automatico si bloccherà grazie a questo, forse voi non lo vedete, questo pulsantino blu. Poi una volta chiusa la chiudete in questo modo. Perfetto. A questo punto possiamo accenderla. Come vedete è già in modalità video, in HD, come vedete. Possiamo usare diverse modalità. Allora, io all'interno adesso ho una memory card da 4 giga. Il massimo che si può registrare con una memory card da 4 giga è 16 minuti. Però si può migliorare inserendo magari una da 8 giga, da 16 giga, poi dipende. Devo dire una cosa, consuma molta memoria questa qui, se dovete registrare in modalità HD. E quello che vi consiglio è impostare le dimensioni in VGA per il formato TV normali. E poi c'è anche il formato QVGA, che è formato cellulare, che vabbè, facciamo un intermedio tra tutte e due. E già diventa meglio il tempo. Infatti adesso abbiamo 36 minuti. Adesso non sto qui a parlare di tutte le funzioni, perché questa qui è un unboxing e non una review. Intanto andiamo a vedere anche la macchina fotografica, ha uno zoom decente. Come vedete ha anche la modalità luce scarsa, può illuminare in modo che capisca se bisogna impostare il flash o no. Come vedete ha un display molto ampio, saranno 2 pollici, 2 pollici e mezzo.
È molto leggera, ma soprattutto molto sottile e compatta, molto più compatta di altre macchine fotografiche. Come ho detto, ha un obiettivo da 25x, come vedete, da 25 mm. Poi altre cose non ce le ho da dire, quindi si conclude qui l'unboxing. Grazie a tutti per la visione di questo video e ci rivediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao!